appassionati di motori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Motori. La puntata è interamente dedicata al secondo rally Sulcis Iglesiente, gara d'apertura della Coppa Rally di Zona 10 AC Sport e del campionato regionale rally Delegazione Sardegna AC Sport. In Sardegna la stagione dei rally è iniziata a metà marzo con il rally Sulcis Iglesiente, gara d'apertura della Coppa Rally di Zona 10 AC Sport, del campionato regionale rally Delegazione Sardegna AC Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia CRZ, R Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il programma della seconda edizione della gara prevedeva la partenza e l'arrivo a Iglesias in Piazza Sella. 2 giorni di gara, 10 prove speciali per un totale di 440 e 28 km complessivi, di cui 72 e 50 cronometrati. Venerdì a Iglesias si sono tenute le verifiche sportive e tecniche e tra gli eventi collaterali Villa Peruccio ha ospitato un'esposizione delle auto impegnate nella gara: la Peugeot 208 R2 di Fabio Floris e Mario Pirroni, la Peugeot 208 Rally 4 dell'equipaggio formato da Igor e Chiara Nonnis, la Peugeot 208 R2 di Alberto Contini e Andrea Zara e la Peugeot 208 R2 di Giorgio Olle e Pier Giorgio Ladu. Nella giornata di sabato lo shakedown a Fontanamare, dove lungo la scenografica litoranea per Nebida il miglior riscontro cronometrico è stato fatto rassegnare da Auro Sidi e Giuseppe Maccioni su Skoda Fabia R5. Sempre sabato, nel pomeriggio, lo start della gara da Iglesias. In occasione della cerimonia di partenza tenutasi in Piazza Sella, abbiamo intervistato il sindaco di Perdajus, Gianluigi Loru, sempre in prima fila per la promozione sportiva, turistica e culturale di Perdajus. Siamo ben fieri di essere presenti qui ad Iglesias alla seconda edizione del Rally del Sulcis. Siamo una delle amministrazioni che ha aderito per primo già dallo scorso anno a questa bellissima manifestazione, perché secondo noi è motivo d'orgoglio, ma non solo d'orgoglio, anche di sviluppo di un territorio e di pubblicità di un intero Sulcis che merita di essere pubblicizzato in tutta Italia ma anche in Europa, perché abbiamo tanto da raccontare, da dire, ma soprattutto da far vedere con lo sport, l'enogastronomia e tante altre situazioni molto interessanti che si trovano nel nostro Sulcis. Nuova Icom, carpenterie strutturali, montaggi industriali, commissioning e decommissioning, piping, sollevamenti e trasporti eccezionali, progetti speciali, bonifiche ambientali, rinnovabili. Nuova Icom, ad Avanza e Mechanical Solution Science 1977. Compatto, maneggevole, capacità di carico e traino, imbattibilità rapporto qualità-prezzo. Scegli un veicolo Foton Tanland G7. Vieni a scoprirlo alla Nord Car, Sassari, Alghero, Zieri, Budusò. Beton Scavi, forniture di calcestruzzi, inerti e servizi in movimento terra. Beton Scavi è a Musei, sulla strada statale 130 al chilometro 39, telefono 0781 72377. Officina meccanica Giorgio Olla a Villa Peruccio. Installazione impianti GPL, diagnosi computerizzata, aria condizionata, gommista, autolavaggio, centro revisioni. Officina meccanica Giorgio Olla a Villa Peruccio, zona artigianale. Materiali edili Cucheddu Giovanni a Carbonia. Materiali per risanamenti, impermeabilizzazioni, ferramenta, idraulica, pitture con sistema tintometrico. Materiali edili Cucheddu Giovanni a Carbonia, in via Cagliari 65.
Carrozzeria nuova Jolly Car di Gianluca Trincas. Carrozzeria autorizzata Nissan e Plurimarche. Nuova Jolly Car di Gianluca Trincas a Quartus Sant'Elena, via Serrigenda 12/14, telefono 342 3535 360. Dopo la partenza, gli equipaggi hanno corso due prove speciali da ripetere altrettante volte, la Portigeddu e la Flumini Maggiore Iglesias. Domenica invece, tre prove speciali da ripetere due volte, la Nugis Sant'Adi, la Perdajus e la Coequadus. Lo sport motoristico è anche promozione del territorio. E a tal proposito, a Nugis, in località Acqua Cadda, è possibile visitare il sito geospeleologico-archeologico San Marchesa, gestito dall'Associazione Culturale Spelo Club Nugis. Nel sito sono presenti alcune valenze storico-ambientali. Nei locali dell'ex miniera San Marchesa, gestiti con una convenzione tra i comuni di Nugis e l'Associazione Culturale Spelo Club Nugis, è stato predisposto l'allestimento del museo geospeleologico. Tante le attività condotte dall'Associazione Spelo Club Nugis, tra queste l'organizzazione di convegni realizzati con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Nella classifica assoluta del Rally Sulcis Iglesiente, sul gradino più alto del podio, sono saliti nuovamente Marino Gess e Salvatore Pugeddu su Skoda Fabia Rally 2 Evo. L'equipaggio della scuderia Sardegna Racing Team ha concluso la gara in 46-48-2 dopo aver vinto le prime 4 speciali del sabato e gestito il vantaggio nelle 6 corse domenica, giornata in cui hanno segnato il miglior crono sulla Coequadus 1. Ieri siamo andati all'attacco forte. Oggi invece abbiamo cercato di gestirci, non volevo far stupidate ed è andata, dai, è andata bene. Cos'altro dire? Non è mai facile confermarsi in una gara, la tensione era tanta, però dai, grazie a una grandissima squadra, perché l'RF mi ha dato come al solito una macchina che è veramente al top. Seconda gara, seconda vittoria che facciamo a Rally di Iglesias, è stata molto molto dura comunque, belle speciali, molto toste. Ieri abbiamo cercato di dare un po' di stacco al secondo e oggi abbiamo cercato di mantenere, però è stata molto difficile perché Auro ci stava incalzando da dietro. Comunque molto contento. Per il secondo anno consecutivo, secondo posto assoluto a 17.5 per Auro Sidi e Giuseppe Maccioni su Skoda Fabia R5, portacolori della Porto Cervo Racing, prima fra le scuderie. Equipaggio vincitore di 4 delle 6 prove speciali corse domenica, in entrambi i passaggi delle prove speciali Nugis Sant'Adi e Perdajus. Il giorno di ieri un po' non girava una dritta, e i problemi abbiamo perso molto da Marino e poi dopo non ce l'abbiamo fatta più a recuperare. Terza piazza per Loris Ronzano e Gloria Andres a bordo di una Skoda Fabia Evo, che hanno chiuso a 46 dei vincitori, autori del miglior tempo nella Coequadus 2. Premettiamo, bellissimo, nel senso partire da ieri, dallo shakedown in un posto meraviglioso, le prove notturne, oggi ancora più belle, soprattutto la prova di Sant'Antioco, veramente uno spettacolo, sarebbe da fare mille volte un giro dietro l'altro. Una grande battaglia con il numero 6, ci siamo divertiti fino all'ultima prova, direi che meglio di così non si poteva chiedere. Quarto posto assoluto per Giuseppe Mannu e Carlo Pisano su Skoda Fabia R5 a 52.6 della New Racing for Genova. Lui c'ha esperienza, lui ha corso molto di più di me, quindi
me li ha dati alla fine. Noi ci abbiamo provato fino alla fine. Forse il fatto che ieri sulla 3 è la prima volta che la guidavo nello sporco, cosa del genere, quindi è un po' temuto, è un po' forse lì col senno di poi forse dovevo attaccare un po' di più e magari saremmo arrivati qui veramente a giocarcela proprio al decimo, veramente all'ultima prova. Però dai, la macchina qui è un po' sconcia senza parafango, però l'importante è che facciamo la pedana, anche perché mi serviva a fare i chilometri, perché adesso andiamo alla Sinara a giugno e quindi penso di arrivarci un po' più preparato, dai. Molto bella, prove speciali molto molto belle, scenari incredibili. Noi abbiamo lavorato parecchio sulla macchina, ma era la nostra volontà di riuscire a trovare, oltre che il feeling, i giusti assetti. Giuseppe aveva fatto solo una gara sulla Skoda l'anno scorso, quindi contro loro si paga l'inesperienza, sapevamo di pagarla. Sono tutti molto molto forti, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo lavorato tanto con la squadra, con Andrea Gonella che ci ha dato una gran macchina, che è comunque una macchina del 2018, volevo sottolinearvi, rispetto alla fase 2. E quindi va benissimo, cerchiamo di adesso di organizzare, schiarirci bene le idee, mettere tutto a posto e presentarci alla Sinara un po' più competitivi. Quinta posizione assoluta per Antonio Dettori e Marco De Montis su Skoda Fabia Evo del team Autoservice Sport. Abbiamo fatto un buon lavoro con Marco, mi sto divertendo. Lui ci mette tanta esperienza, rompe le scatole più di mia moglie, quindi mi sta portando sulla strada giusta. Davanti hanno fatto veramente una strada, forse hanno tagliato qualche curva che io non sapevo, però sono contento del risultato, va benissimo. Per l'esperienza che ho, penso che vada strabene. Il livello davanti era molto alto e per noi era un bellissimo banco di prova. E per Antonio si può dire che sono le prime gare, quindi è tutto nuovo e c'è bisogno di prendere man mano fiducia col veloce, con i tagli, con lo sporco e quello che abbiamo cercato di fare in questa gara. Secondo me ci siamo riusciti e adesso cerchiamo la prossima di migliorarci ulteriormente. Nella giornata di domenica, proprio in occasione dei due passaggi sulla prova speciale per Dajus, il comune di Perdajus con l'organizzazione della ASD Perdajus ha dato vita all'evento Aspettiamo Insieme il Rally, un evento collaterale che già nella prima edizione del Rally sul Cisiclesiente, corsa lo scorso anno, ha richiamato presso il campo sportivo di Perdajus un elevato numero di appassionati. Il programma dell'evento collaterale, che ha interessato tutta la giornata di domenica 17 marzo, comprendeva l'animazione per bambini, i giochi gonfiabili, il punto ristoro e l'intrattenimento musicale. Tutti gli appassionati che hanno scelto la prova speciale di Perdajus per assistere all'importante gara sono stati entusiasti dell'accoglienza e soddisfatti dei servizi offerti e dell'ottima organizzazione da parte dei comuni di Perdajus e della ASD Perdajus, un gruppo coeso e con l'obiettivo principale di promuovere il territorio, lo sport, la cultura per la crescita del turismo nell'accogliente comune di Perdajus, che ben si presta ad ospitare eventi di notevole importanza. Abbiamo intervistato il vice sindaco del comune di Perdajus, nonché assessore allo sport, spettacolo e agricoltura Sebastian Fadda, l'assessore ai lavori pubblici, urbanistica, viabilità, ambiente e beni culturali Alfonso Sanna e il sindaco di Perdajus Gianluigi Loro. Siamo veramente soddisfatti e questo è solo l'inizio di un lungo progetto, perché noi come amministrazione ci siamo fatti punto cardine di valorizzare il territorio e questo è il segnale che la gente vuole partecipare e sono ottimisti di grandi successi, quindi il comune, il territorio si è prestato e ha avuto un grande successo. Come vedete, ovviamente questo è solo l'inizio, il pomeriggio si prospettano anche molte altre più presenze. Sì, questo campo ovviamente che era fermo quasi 20 anni, e la nostra amministrazione è riuscita in poco tempo a rimetterlo in funzione. Adesso abbiamo ricevuto un altro contributo dalla regione di 1.200.000 euro che vanno a sommarsi con altri 2 milioni che avevamo in precedenza. Realizzeremo il nuovo sintetico
con un'area attrezzata, anche questo dove vedete voi, più le nuove tribune coperte con 400 posti. Quindi sono molto soddisfatto anche perché c'è molta gente, come ha detto lei prima, fuori anche dal continente. Per Dajus prima non si sapeva forse neanche il punto di localizzazione della cartina. Oggi vediamo gente, come ha detto lei, dal continente, da Cagliari, da Sassari, da Alghero, cioè arrivano tutti a Per Dajus e questo ci fa solo onore. Così possiamo solo andare avanti, cresce in un futuro sempre in avanti per queste creature, per questi bambini, soprattutto per loro, perché anche loro cresceranno in un ambiente più vigoroso, più con nuove iniziative, con nuove attività. Questo è solo l'inizio, ripeto. Sì, alla seconda edizione di questa manifestazione noi ci abbiamo creduto molto, la partecipazione, come vedo, è anche aumentata rispetto all'anno scorso e speriamo che per le prossime edizioni, è un evento che comunque dà lustro al paese e fa conoscere Per Dajus in tutto il mondo, perché poi questa amministrazione verrà trasmessa dappertutto. Stiamo lavorando già ormai da 2 anni per sistemare un po' il paese, con diversi cantieri che già iniziati e altri che dovranno partire su diversi fronti, sia sul fronte dello sport con il campo sportivo, sul fronte dei beni culturali, abbiamo infatti degli scavi al nostro Nurga dei Camboni, il Pozzo Sacro, e poi anche sulla viabilità per sistemare tutta la viabilità del paese e delle frazioni. E oggi è una bellissima giornata di festa, una giornata la giornata dello sport ideale, dovuta ad un'organizzazione impeccabile di tutti i ragazzi. Un'organizzazione che permette alle famiglie di stare tranquille, perché abbiamo organizzato con appunto i giochi per i bambini, per i più giovani appunto ci sono i gonfiabili, ma si può tranquillamente mangiare un qualcosa qui al campo, perché tutto pianificato e organizzato al meglio. Ci sono migliaia di persone che sono accorse oggi a visitare il nostro piccolo centro del Sulcis, grazie a Rally finalmente conoscono Per Dajus in tutto il territorio, al di fuori anche della Sardegna, perché ci stanno arrivando delle richieste per quanto concerne il pranzo da tutte le zone sparse. Dobbiamo dire grazie appunto agli organizzatori del Rally che ci hanno permesso di vivere una giornata di sport all'insegna della tranquillità e del relax. Il nostro appunto comune di Per Dajus ha sposato in pieno sin da subito questo Rally del Sulcis, a partire dallo scorso anno, il primo Rally del Sulcis che ci ha dato tante soddisfazioni, ma posso esprimere una soddisfazione ancora più forte, più grande, grazie a questo secondo Rally del Sulcis, che veramente ci ha visto protagonisti e ha visto protagonisti il nostro paese Per Dajus, una piccola realtà di 1350 anime, che oggi fa veramente da attrazione a tutti gli altri paesi e città che ci sono di fianco a noi. Vedo una presenza massiccia, molto partecipata in tutto il territorio. E questo è solo dovuto al fatto che il Rally del Sulcis, questa seconda edizione, è ancora più partecipata rispetto a quello dello scorso anno. Abbiamo da mettere in risalto a Per Dajus il Pozzo Sacro del Nuraghe Camboni, dove noi abbiamo fatto degli investimenti importanti sotto l'aspetto economici, sia con fondi comunali che con fondi RAS. Abbiamo dato seguito a una precedente progettazione di scavi dello scorso anno e quest'anno stiamo continuando appunto per offrire a tutti coloro che vengono a visitare il nostro territorio dei percorsi alternativi, che possono essere il Parco di San Leonardo, molto accogliente, ma abbiamo da mettere in risalto anche il Parco di Bacca Marrones, che sono 70 ettari di macchia mediterranea. Sul Parco di Bacca Marrones ci stiamo preparando ad ospitare appunto la cronoscalata, dove ci saranno gli equipaggi di tutta Europa, e noi saremo pronti sicuramente ad offrire un percorso, ma soprattutto una location molto importante per i nostri visitatori del territorio e non solo. Anzi, non vediamo l'ora che questo avvenga, perché saremo un riferimento per tutto il territorio del Basso Sulcis e non solo. Passiamo ora ai risultati di gruppo e classe.
Nella classe R5 Rally 2, sesti di classe di gruppo RC2N e settimi nella classifica assoluta, Francesco Farci e Francesco Fois, su Skoda Fabia Evo della scuderia Mistral Racing. Bellissima, bellissima ieri, a parte le prove molto scivolose, però vabbè, ci siamo difesi bene, però oggi è andata decisamente meglio, ma abbiamo finito l'ultima prova purtroppo senza interfono e con problemi al cambio, però è andata così, i rally sono questi, però bellissima gara, bellissimo tutto. Settimo posto di classe di gruppo e ottavi nella classifica assoluta, Sandro Locci e Fabrizio Musu della scuderia Porto Cervo Racing su Skoda Fabia R5. Sono veramente contento, ieri non siamo andati molto bene, non erano prove che mi piacevano, oggi invece erano prove che proprio a me vanno proprio a genio, proprio quelle che preferisco, e ci siamo difesi bene, sono divertito davvero. Allora, diciamo innanzitutto è stata una gara emozionante, emozionante sia per le prove speciali, molto tecniche, e sia per il coinvolgimento del territorio, molte persone presenti in prova, e questo sicuramente è un'ulteriore emozione per noi che corriamo. E niente, ho visto la classifica, mi sa che siamo ottavi assoluti, quindi un buon risultato per noi, visto comunque l'elenco iscritti, che non è da tralasciare. Nella classe R4 la vittoria è andata a Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò su Mitsubishi Lancer Evo 9, portacolori della Mistral Racing, scuderia organizzatrice del Rally Sulcis Iglesiente. Classe Super 1006 e gruppo RC3M per Cosimo Abate e Nicola De Montis su Renault Clio, sempre della scuderia Mistral Racing. È la prima volta che veniamo qua in Sardegna, macchina nuova, navigatore nuovo e rally nuovo. È andato tutto bene, abbiamo concluso comunque primo di classe e prima di gruppo. E niente, prenderemo quest'anno parte al campionato Coppa Italia qui in Sardegna, alla decima zona. E niente, posto spettacolare, ci tengo a dirlo, organizzazione impeccabile su tutto, sia dal radar che sulle strade, riordini fantastici anche a riordini, veramente belli. Ci vediamo al prossimo rally sempre qua di Coppa Italia in Sardegna. Allora, in realtà è stata una dei giorni molto impegnativa, e determinati e diversi problemini non ci hanno permesso di vivere una gara in modo proprio tranquillo, però comunque diciamo che essere qua è il traguardo, la vettura più grande, anche se in realtà ancora non è finita, perché questa è da consegnare. E niente, posso dire solo che abbiamo trovato subito feeling, pur essendo la prima gara col pilota, e la macchina è pazzesca. Per me rimane la macchina più bella con cui ho corso, e secondo me forse è una delle migliori nel parco macchine. Vittoria nella classe R3 per Alessandro Scurosu e Valerio Aunito su Renault Clio del team Autoservice Sport. È stata una susseguirsi di emozioni, abbiamo avuto un po' di problemi, uno su ogni prova, ma ci siamo divertiti tantissimo, siamo riusciti ad arrivare qua dopo 4 ritiri, quindi era importantissimo chiudere questa gara. Adesso pensiamo al Golfo della Sinara. Un paio di spaventi li abbiamo presi, però fa parte del gioco. Però alla fine, dopo 2 giornate intense, dai, ce l'abbiamo fatta. Primi di classe Rally 4 di gruppo RC4N e sesti nella classifica assoluta Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Peugeot 208 della Maiona Motorsport. Facciamo un po' di allenamento durante la settimana con il camion e poi fine settimana ci dedichiamo alla vettura. No, è andata bene, sono contento perché con Tore un buon feeling, nonostante sia solo la terza gara con lui, con la macchina solo 3 gare, quindi diciamo che il risultato è molto positivo, e in più l'affiatamento con lui che è importante. Ho accettato di correre con lui proprio perché lo conoscevo, sapevo che era uno che non andava piano, e quindi quando mi ha chiamato sono stato ben felice di sedermi in macchina con lui. Peccato, abbiamo solo 2 ruote motrici, quindi più di questo non possiamo fare, che è già tanto tanto tanto, perché stare in mezzo ai macchinoni vuol dire che siamo andati forti. Secondi di classe di gruppo e noni nella classifica assoluta, Roberto Cocco e Sergio Deiana della scuderia Porto Cervo Racing su Peugeot 208. Il nostro primo obiettivo, come sempre con Sergio, è condividere un fine settimana nello sport insieme a questo splendido gruppo. E basta, niente, siamo felici. Io sono soddisfatto della mia prestazione. Tutto sommato siamo in mezzo ai giovani, quindi che cosa devo dire? Macchina nuova, concetto nuovo, c'è poco da raccontare. Va bene anche così.
Terzi di classe di gruppo e decima posizione nella classifica assoluta per Giacomo Melis e Veronica Cottu del team Autoservice Sport, sempre su Peugeot 208. Due giorni fantastici, lo sapevamo già dall'inizio perché la manifestazione era organizzata benissimo, le prove erano bellissime, alcune ce le ho nel cuore da quando ho iniziato a correre in macchina e sono delle strade a cui tengo tantissimo. Sono stati due giorni un po' complicati perché abbiamo avuto diversi problemi che comunque l'assistenza ci ha risolto subito. Due prove di oggi le abbiamo fatte senza l'interfono e dentro questa vettura è molto complicato perché non si sente veramente nulla. Quindi è stata bravissima Veronica perché nonostante il problema è riuscita a trovare una soluzione e siamo riusciti a limitare un po' i danni. Per quanto riguarda il secondo giro invece di oggi le due prove iniziali sono andate abbastanza bene, l'ultima è stata quella che ci ha proprio fatto innamorare di questo rally. Come ha detto Giacomo, siamo davvero soddisfatti e felici di questa gara. È stata molto impegnativa perché abbiamo avuto diversi problemi, ma siamo rimasti sempre col sorriso. Siamo davvero felici di essere qua, di aver portato a termine un'altra gara. E grazie a tutta l'organizzazione per la splendida gara e per le bellissime prove che hanno organizzato e ci vedremo sicuramente il prossimo anno. È totalmente un'altra guida, un'altra frenata, un'altra stabilità, tutto nuovo, per cui siamo partiti da zero, anzi da meno 10 perché a causa di tanti imprevisti abbiamo scalato un attimo. Però quando abbiamo iniziato a capirla da ieri sera, sia dalla notturna che da stamattina le prime tre prove, veramente una bellissima macchina, la consiglierò a tutti. Io sono molto contento, devo dire la verità, l'ho detto a Quirico, perché comunque sappiamo che potevamo fare qualcosina in più, ma considerato che era la prima gara per lui, secondo me è un risultato super e soprattutto il passo che ha avuto quando è andato tutto bene è stato super. Io sono veramente contento e soddisfatto e sono sicuro che appena farà un po' di gare sarà un osso duro per tutti. Molto belli e intensi, sono molto soddisfatto e gara dopo gara stiamo facendo miglioramenti e questo è quello che mi interessa. È stata una bella gara. Niente, ho combinato un po' di errori e li ho pagati. Campo sportivo sono arrivato leggermente lungo, però lì ero di casa a fare un po' di show, ci stava, dai. E poi abbiamo capito che la sorellina gli piace la leva, quindi quando gli piacciono le inversioni, gli piace un po' di show. Quindi alla fine posso dare la scusa che l'ho fatto per lei. No, bello, molto bello, interessante, stimolante. Prima gara, io sono contenta. Anche io ho fatto qualche errore, però sono contenta, ci sta. È bello, è molto bello, un bello sport, un bel ambiente, mi hanno aiutato in tantissimi, quindi io sono contenta, grazie. Alberto Contini e Andrea Zara della scuderia MRC Sport su Peugeot 208 hanno conquistato la classe Rally 4 R2. Piazza d'onore per Alessandro Murgia e Giuseppe Porcu della scuderia Porto Cervo Racing su Peugeot 208. Ho riuscito a portare la macchina intera all'arrivo, ci sono stati un po' di alti e bassi, ma va benissimo così. Non ci potevamo divertire di più. Bel rally, bella organizzazione, bel pubblico e niente, speriamo che continui e che ne facciano altri. Bellissime le prove, bellissimo il pubblico, tutto, siamo stati benissimo. Terza posizione per un altro portacolore del Porto Cervo Racing, Domenico Cabras, coadiuvata alle note da Luca Pischedda, sempre a bordo di una Peugeot 208. E bene, bene, diciamo che siamo andati in crescendo, abbiamo fatto uno shake un po' movimentato, abbiamo sbattuto alla seconda curva come Fred, quindi ci ha un po' condizionato insomma la gara, però piano piano siamo riusciti a portare il terzo di classe, quindi va bene. Mi piace tantissimo quello che è successo, stava andando molto bene, comunque io il premio in ogni caso l'ho vinto perché c'è Filippo che è venuto a salutare il nonno, quindi abbiamo il nipotino, il figlio, insomma tre generazioni e anche lui guiderà le macchine. Classe Rally 5 gruppo RC5N per Alessio Piredda e Nicola Tocco su Renault Clio della scuderia MRC Sport. Per
Roberto Cocco e Lorenzo Fratta su Renault Clio del team Autoservice Sport hanno vinto la classe A7. Quasi facevo dei danni, però poi è andata bene, dai. Abbiamo finito, tutto a posto. Non è una gara tua questa? No, sì, ma ieri avevo un po' di problemi col freni, frenava troppo dietro e mi sono girato in due prove causa sto freno che frenava troppo dietro e ho perso un paio di minuti ieri fra una prova e l'altra. Ho rotto due fanali, ma niente di importante, ecco. Oggi poi ho tenuto un passo normale perché alla fine, essendo anche da solo in classe, mi piaceva fare dei tempi, però ho voluto stare un po' abbottonato oggi da portare a casa la macchina. Nel secondo rally sul Cisiglesiente, Salvatore Castagnotto e Isabella Pinna della scuderia Sardegna Racing Team su Renault Clio hanno vinto la classe RS 2000 Plus. Luca Incani e Gianmario Fodde della scuderia Mistra Racing su Renault Clio hanno primeggiato nella classe N3. Secondo posto sempre per la Mistra Racing con Nicola Fadda, coadiuvata le note da Nicoletta De Ida su Renault Clio. Questa due giorni è stata veramente molto impegnativa perché, essendo la gara di casa, la prepari sempre al meglio. Cerchi sempre di non lasciare nulla al caso, e qualcosa ti sfugge sempre. Molto felice per il mio secondo posto e chi si accontenta gode. Trasferta in Sardegna per l'equipaggio della Biella Corse VRT, formato da Alberto Negri e Manlio Rubiola, su Renault Twingo Sport, primi di classe Rally 5 R1. La prima esperienza è stata stupenda, veramente. Rally, mare, bella gente, cibo stupendo. E valeva la pena, qui costa il doppio per noi da Biella venire giù, ma ne vale la pena. Noi quest'anno faremo la decima zona, quindi la vostra zona, quindi non vedo l'ora che arrivi fine giugno per andare in Asinara, quindi le prove sono belle, diverse dalle nostre su a nord, però perfetto, bellissima esperienza, grazie Sardegna. Fabio Piras e Alice Mulas della scuderia MRC Sport su Peugeot 106 hanno vinto la classe A6. Piazza d'onore per Battista Sias e Raffaele Scano, sempre a bordo di una Peugeot 106. La stanchezza c'è, c'è stato anche il grande divertimento e quindi ne è valsa la pena di aver fatto questo rally. Tutto qua. Due giorni intensi, molto intensi. Sono 440 km di morbidezza, quindi è stato bello, dai. Poi finire è sempre la cosa migliore. Anche questa, diciamo che l'abbiamo messa in saccuccia, questa gara, era difficile, era molto pesante, rischiosa. Molto bella. Però l'abbiamo portata a casa e siamo stracontenti. Ciao, grazie a tutti. Nella classe RSTB 1006, primo posto per l'equipaggio targato Automobile Club Cagliari, con Gianni Saddi e Antonello Fiori sul Citroen DS3 del team Autoservice Sport. Gianni Saddi è fiduciario provinciale AC Sport, mentre Antonello Fiori è presidente dell'Automobile Club Cagliari. Bene, divertente, molto divertente. A parte le ultime tre prove, qualche problemino. Eravamo senza turbina per tre prove e poi abbiamo pagato un minuto nel paese, quindi volevo arrivare anche per Antonello, capito? Quindi è una cosa bella. È stato bellissimo, purtroppo l'emozione di correre ci ha fatto bruciare il punto di velocità limitata, è stato un errore, l'abbiamo pagato, poi abbiamo avuto qualche altro problema sulla fase finale dove abbiamo perso un po' la macchina, però niente, l'importante è sempre salire in pedana in orario. Fabio Floris e Mario Pirroni su Peugeot 208 R2 hanno conquistato la classe RS 1006 Plus. Tanto l'ho un bambino che è il più felice del mondo, la stessa cosa. La tua officina Fabio Floris. Bellissima, grazie a Mario che è un ottimo navigatore. Senza Mario non saremmo qua. L'esperienza è tutto. Seconda posizione per Andrea Pisano e Alberto Sirigu su Citroen C2 del team Max Racing. Bene, molto bella e divertente, dai, mettiamola così. Qua tutto bene, comunque la macchina è arrivata al traguardo e quindi... Beh, è stata stanchevole perché è dura, però è bello. Proprio ti diverti da quando arrivi a quando vai via. Ci voleva.
Nella classe A5 vittoria per Maurizio Lorrai e Sara Scorcu su Peugeot 106 della scuderia Porto Cervo Racing. Sicuramente impegnativissima, molto più divertente chiaramente da pilota. La neonavigatrice si è comportata benissimo. Purtroppo abbiamo rotto la macchina perché stamattina abbiamo spaccato il cambio, quindi abbiamo perso molte posizioni. Siamo riusciti a portarla a qualsiasi costo in pedana, a qualsiasi costo, perché dopo la fatica di questi due giorni, prepararsi, fare la gara, rinunciare per il cambio rotto era fantascienza. Quindi l'importante è avere la tabella e essere qui per portarla sul podio. Quindi non possiamo che essere contenti e ringraziare la nostra scuderia per tutto il supporto durante tutta la gara. Non possiamo assolutamente lamentarci. Impegnativa per essere la prima volta, però tutto sommato siamo qua, siamo arrivati alla fine e l'importante è quello. Sani e salvi, anche se la macchina è rotta. L'importante è che siamo qua. Francesco Aunitu e Marinella Bonaiti su Citroen Saxo del team Autoservice Sport hanno primeggiato nella classe N2 e nel gruppo RC5. Nella classe RS1006, gradino più alto del podio per Salvatore Gaglio e Ignazio Pietro Fois su Citroen C2 della scuderia Sardegna Racing Team. Seconda posizione per Bruno Caddeo e Francesca Carta su Citroen C2, sempre della scuderia Sardegna Racing Team. Alessandro Schirru e Sonia Uchedo su Fiat 600 Sporting hanno vinto la classe N0 e il gruppo RC6N. Ci siamo divertiti tanto, ogni prova stavamo migliorando, le prove erano molto sporche, perciò bisogna stare molto attenti. Sfortunatamente nell'ultima prova di Nugis abbiamo forato e da settima posizione siamo andati 14esimi, perciò, ma l'importante è esserci divertiti e abbiamo fatto divertire, penso. Nuova Icom, carpenterie strutturali, montaggi industriali, commissioning e decommissioning, piping, sollevamenti e trasporti eccezionali, progetti speciali, bonifiche ambientali, rinnovabili. Nuova Icom, ad Avanza e Mechanical Solution Science, 1977. Compatto, maneggevole, capacità di carico e traino, imbattibilità rapporto qualità-prezzo. Scegli un veicolo Foton Townland G7. Vieni a scoprirlo alla Nord Car, Sassari, Alghero, Zieri, Budusò. Carrozzeria Nuova Jolly Car di Gianluca Trincas, carrozzeria autorizzata Nissan e Plurimarche. Nuova Jolly Car di Gianluca Trincas, a Quartus Sant'Elena, via Serrigenda 12/14, telefono 342 3535 360. Materiali edili Cucheddu Giovanni a Carbonia, materiali per risanamenti, impermeabilizzazioni, ferramenta, idraulica, pitture con sistema tintometrico. Materiali edili Cucheddu Giovanni a Carbonia, in via Cagliari 65. Officina meccanica Giorgio Olla a Villa Peruccio. Installazione impianti GPL, diagnosi computerizzata, aria condizionata, gommista, autolavaggio, centro revisioni. Officina meccanica Giorgio Olla a Villa Peruccio, zona artigianale. Beton Scavi, forniture di calcestruzzi, inerti e servizi in movimento terra. Beton Scavi è a Musei, sulla strada statale 130 al chilometro 39, telefono 0781 72377. Nuova Icom, carpenterie strutturali, montaggi industriali, commissioning e decommissioning, piping, sollevamenti e trasporti eccezionali, progetti speciali, bonifiche ambientali, rinnovabili. Nuova Icom, ad Avanza e Mechanical Solution Science, 1977. Tra i ritiri, Claudio Marenco e Marina Melella su Skoda Fabia Evo, Alessandro Cadelano e Paolo Cottu sempre su Skoda Fabia Evo, Pietro Balerini e Susi Ghisoni sempre su Skoda Fabia Evo,
Giorgio Olla e Pier Giorgio Lado su Peugeot 208 Rally 4 Rally 2. Luca Sizzi e Gianluca Trinca su Ford Fiesta ST. Giacomo Foggi e Angelo Tendas su Renault Clio. Angelo Balzano e Marco Murranca su Renault Clio Super 1006. E Mirko Lorrai con Eleonora Murgia su Renault Clio Rally 5. In occasione della cerimonia di premiazione del Rally sul Cisiglesiente abbiamo intervistato l'assessore allo sport del Comune di Glesias, Vito Spiga, e il vice sindaco Francesco Melis. È la seconda edizione del Rally, è per noi un motivo di grande orgoglio, anche perché oltre a rappresentare e a promuovere Iglesias come città e il suo territorio, promuove tutta la provincia, una provincia che merita di essere scoperta. Noi non ci tiriamo indietro per sostenere questo tipo di iniziative e attività che comunque danno vantaggi e una ricaduta soprattutto dal punto di vista turistico in questo periodo, che è un periodo destagionalizzato, per cui per noi è sempre un investimento ed è la prova, perché la città è gremita comunque oltre che di turisti e curiosi, ma degli stessi atleti e del loro staff. Possiamo dire che finalmente un evento straordinario che si accompagna a tanti altri che abbiamo portato avanti nel corso di questi anni. Questo è il secondo, ci sono partecipi diversi comuni del nostro territorio, sono ben 12, e abbiamo fatto conoscere non solo un aspetto sportivo da continuare a portare avanti negli anni, ma soprattutto dei luoghi bellissimi. Faccio anche l'esempio della Costa di Nebida, che è stata oggetto proprio di questa manifestazione. Quindi questo è solamente un inizio, ancora un mattoncino da portare, che ci servirà a costruire altri eventi simili a questo e anche migliori. Una cosa però devo dirla, devo ringraziare tutti i partecipanti, sia quelli che hanno vinto per la loro categoria, ma soprattutto tutte le persone che hanno dato il massimo per rendere straordinario questo evento per la città di Iglesias e per tutto il Sulcis Iglesiente. Nel secondo rally Sulcis Iglesiente Historique, gara d'apertura del campionato regionale rally storici delegazione Sardegna AC Sport, vittoria assoluta per Marc e Stephanie Labuis su Porsche 911 SC del team Bassano in 53-56. Secondo posto assoluto per Marco Casalloni e Alessandro Frau su Peugeot 205 A8-02 del team Autoservice Sport. Per me diciamo che la seconda esperienza su un rally storico, molto molto bello, è stata una bella esperienza, poi correre con Marco che oltre che un grande amico anche un grande pilota, non è adesso a scoprirlo. Abbiamo corso con un 205-1003 di sua proprietà. Niente, ci siamo divertiti, siamo arrivati secondi assoluti in questa gara storica qui al Sulcis, gara organizzata ad hoc dal nostro amico Giacomo Spano e la Mistral Racing. E niente, adesso ci dedichiamo alla prossima gara che sarà con il filo Alessandro Brigaglia. Andiamo al Maremma e niente, grazie a tutti, grazie a Marco, grazie alla scuderia Autoservice Sport. Terzo posto assoluto per Carlo Volpe e Duilio Sidi su Fiat Ritmo a 17-15-2 della scuderia Ogliastra Racing. Thank you.
La puntata di Tutto Motore dedicata al secondo rally sul Cisiclesiente termina qui. Lo speciale televisivo, curato dalla redazione giornalistica di Tutto Motore News, è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione del comune di Perdajus, amministrato dal sindaco Gianluigi Loru, comune del Sulcis-Iglesiente che ben si presta ad accogliere ed ospitare eventi di notevole importanza. E inoltre, oltre al comune di Perdajus, anche grazie a diversi sponsor che hanno supportato il progetto editoriale per la promozione dello sport, della cultura e del turismo in Sardegna. Per contattare la nostra redazione potete inviare un'email a tuttomotoritv@gmail.com e per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei motori potete visitare il sito www.tuttomotorienews.it. Marzia Tornatore vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.